Chiaretta, in seguito ad un grave incidente sei venuto a mancare l'affetto dei tuoi genitori, a noi tutti, a tutte le persone che ti amavano. Avevi solo 19 anni, avevi una vita davanti a te. La tua morte ci ha lasciati sconvolti, increduli. Il nostro primo pensiero è stato per te, per il tuo bellissimo progetto di vita svanito in un attimo, per il tuo papà, per la tua mamma, per tuo fratello, per la forza che dovranno trovare per sopravvivere. Anche noi, amici del mondo del nuoto, proviamo un dolore immenso perché abbiamo condiviso con te 8 dei tuoi 19 anni. Praticamente quasi la metà della tua giovane vita l'hai passata insieme a noi, da quando bimba di 7 anni ti affacciavi alle prime gare di nuoto, piena di paure e di emozioni, con la faccia sempre paonazza prima delle gare perché eri tesa e emozionata. Ti stringevi gli occhialini stretti più che potevi perché non volevi perderli e non volevi nuotare senza perché dicevi che era impossibile. Insieme siamo cresciuti, da bimba impaurita ti abbiamo vista sgomitare per diventare una ragazza silenziosa ma determinata, un atleta che all'inizio guardava con sana invidia le ragazze più grandi, ti domandavi come fa Camilla a fare quei tempi, cosa devo fare per riuscire a prendere le medaglie regionali, io non ce la farò mai. Quello che pensavi fosse impossibile, pian piano hai scoperto che era delle tue possibilità. Lo sport insegna che con impegno e determinazione puoi ottenere tutto quello che vuoi. Abbiamo ancora scolpito nei nostri ricordi il tuo sguardo soddisfatto e fiero quando finalmente quella medaglia l'hai conquistata veramente. Abbiamo prima condiviso con te la quotidianità degli allenamenti, dove si sono create delle amicizie, quelle amicizie che durano tutta la vita, quegli amici e compagni che oggi sono tutti qui a darti l'ultimo saluto, molto prima di quello che fosse giusto. Abbiamo condiviso con te la gioia, la curiosità, la spensieratezza, la fatica, le speranze che tutti gli adolescenti portano nel cuore mentre si affacciano alla vita. Cara Chiara, tu eri la figlia perfetta, l'atleta umile e rispettosa che tutti vorremmo, una collaboratrice meravigliosa, affidabile, seria, nonostante la tua giovane età. La morte di una giovane colpisce tutta la comunità, ognuno viene toccato nell'affetto, nel senso di impotenza, nel dolore per il dolore altrui, ed è spinto a riflettere, a interrogarsi, a ricercare un significato della vita. La perdita di un figlio è l'inversione dell'ordine naturale delle cose ed è la sofferenza più straziante che possa accadere alla vita di un uomo. Ogni ragazzo, ogni giovane in formazione è prima di qualunque altra considerazione o definizione un figlio, una figlia, di cui prendersi cura, da far crescere, da accompagnare e da ascoltare. Cara Chiara, meravigliosa creatura, ci mancherà il tuo sorriso, la tua umiltà e la tua inconsapevolezza d'essere bella, perché tu eri veramente bella dentro e fuori. Mancherai, punto e basta, pertanto noi, come tutti coloro che ti amavano, ti cercheremo tra le stelle. Buon viaggio, nostra piccola amica nuotatrice, ti vogliamo bene.